Allora, siamo qui con il presidente Roberto Domaschi. Allora, presidente, si parte con un grandissimo entusiasmo, una stagione 2015-2016, quali le prospettive per la nuova città di Foligno? Partiamo con un bel entusiasmo, con voglia di fare bene, con voglia di essere assolutamente protagonisti e competitivi, quindi stiamo lavorando, insomma, una società nuova, rinnovata dalla A alla Z. Come ho detto in presentazione, c'è tanta voglia di fare, un cantiere aperto alla società, un cantiere aperto in questo momento il gruppo, e, insomma, stiamo adoperandoci bene, ognuno avendo organizzato il lavoro per, come dire, per divisioni, e, insomma, l'inverno sarà lungo, ma come dicono i miei occhiali oggi lo vediamo roseo. Parlare di vittoria del campionato è un discorso, come dire, anche, forse anche un po' presto, non sappiamo i gironi, non sappiamo gli antagonisti, non sappiamo chi, quello che può succedere nelle varie vicende che avvolgono in questo momento il calcio, quindi aspettiamo, però vogliamo essere protagonisti, questo sì, quindi sicuramente vogliamo dare filo da torcere a tutti, vediamo. Ma io prediligo da sempre allenatori che amano giocare, quindi già questo va in questo senso. Credo che il pubblico si chiama pubblico spettacolo e per questo motivo un po' di spettacolo, seppur nella quarta serie nazionale ci sono categorie migliori ma anche peggiori, qui dobbiamo cominciare a dare un segnale. Personaggio di assoluto rilievo, di esperienza sia come calciatore che anche come allenatore. Credo e spero un allenatore destinato ad emergere, quindi speriamo di aiutarlo ed aiutarci ad emergere insieme. È evidente con la rosa odierna sui centrali difensivi abbiamo Gennari e un ragazzo promettente del 97, non penso possiamo giocare un campionato con due soli calciatori di ruolo su questo reparto. C'è ancora, come dire, tanti giocatori, un po' il discorso che facevo prima della vittoria del campionato, si devono assestare tante cose, ci sono tanti giocatori che sperano ancora di finire in Lega Pro, di accasarsi, sono giocatori che stanno aspettando delle situazioni su talune squadre, quindi credo che assolutamente noi dobbiamo avere la pazienza di cogliere i tasselli giusti, pronti per la prima di Coppa e soprattutto per la prima di campionato. Io devo innanzitutto ringraziare un po' tutta la società, il compendio che rappresento, quindi Avvocati Botti, Onori, Madilli, la Famiglia 7 e soprattutto Raffaele Pandalone che, insomma, venendo da fuori, un segnale importante, un investimento su una città che negli ultimi anni calcisticamente ha sofferto, si sta però, Raffaele in particolare, adoperando alacremente nell'organizzazione di questa società e soprattutto nel riavvicinare i tifosi, nel coinvolgere. Credo che noi è necessario che il Città di Foligno faccia il suo per riportare i tifosi allo stadio, ma per far crescere il Città di Foligno è necessario che i tifosi ci firmino, non dico una cambiale in bianco, ma ci aiutano, perché calcio fondamentalmente è un po' come la vela, se non c'è il vento giusto non vai da nessuna parte, quindi nel vento giusto c'è anche questo. È come il primo giorno di scuola, ci si prepara e si aspetta il suono della campanella per entrare in aula. Il tunnel del fallimento è alle spalle, adesso è il turno del calcio giocato. La stagione 2015-2016 per il nuovo Città di Foligno 1928 inizia a Lenzo Blasone con un amichevole di lusso contro la neopromossa in Serie B Salernitana di Torrente. Si riparte con ritorni eccellenti sia nella dirigenza che nello staff tecnico e in rosa troviamo nuovi nomi come Gennari, Esposito e Di Paola. Con il nuovo connubio di Roberto Damaschi e Raffaele Pandalone si percepisce oggi più entusiasmo a differenza degli anni scorsi. Gara questa che serve per dare indicazioni a mister Federico Giunti per allestire una squadra più che competitiva. Il pubblico del Blasone fa da bella cornice alla partita diretta da Federico Bettini di Foligno. Al 12° il Foligno usufruisce di un calcio di rigore per atterramento di Candelori da parte dell'estremo difensore che viene espulso.
va Di Paolo dal dischetto che mette dentro per il vantaggio momentaneo dei Falchetti. Al trentesimo però la Salernitana perviene al pareggio con un tiro dai 16 metri di Bovo che fulmina Ranieri. Al quarantesimo Moro fa partire un diagonale che colpisce prima il palo e poi termina fra le braccia del portiere Ranieri. Al 44esimo è Eusebi a impegnare Ranieri che si salva in angolo. Termina il primo tempo sul punteggio di 1-1. Al terzo minuto della ripresa ancora Salernitana in vantaggio con Moro che insacca nell'angolo più lontano di Ranieri. Al minuto 35 ancora un calcio di rigore a favore del Foligno che dagli 11 metri trasforma Fiordiani. Minuto 39 si riporta la Salernitana in vantaggio con Castiglia e al 42esimo è Martiniello che porta a 5 le reti per gli Amaranto. Finisce qui, buona comunque la prova dei ragazzi di Giunti contro una blasonata Salernitana. Abbiamo già detto più volte comunque di abbiamo iniziato a lavorare già da 2 mesi a sta parte di costruire una società in primis che era quello che mancava per costruire comunque un Foligno da un punto di vista societario che abbia durata nel tempo. Questo era uno degli obiettivi iniziali, lo stiamo mantenendo, stiamo lavorando, quindi questo è il progetto. Poi i progetti nel calcio è un termine che non mi piace tanto, quindi noi giorno dopo giorno abbiamo sempre più cose da fare, bisogna organizzarci sempre di più, fare i programmi, oggi già sappiamo quello che dobbiamo fare la prossima settimana, quindi questo parlo per quello che riguarda la parte societaria. E l'entusiasmo della città corrisponde? Ma diciamo che un velato entusiasmo mi è parso di viverlo, poi io vengo qui a Foligno e quando sono a Foligno più che sentire entusiasmo proprio sto lavorando per la causa Foligno Calcio, quindi questo lo vedremo poi col tempo, dalle prime uscite, se poi la città risponde, i tifosi risponderanno a poi quello che noi stiamo chiedendo. Beh, come ti ho detto prima, il primo obiettivo era quello di costruire un programma di una società non solo sportiva, ma anche di una società comunque che è un'azienda vera e propria, quindi per questo campionato stiamo allestendo una squadra abbastanza competitiva, dobbiamo come ha detto già il presidente sudare domenica dopo domenica, lottare domenica dopo domenica e poi si vedrà. Il nostro obiettivo comunque è spirito di sacrificio, spirito comunque di voglia di lottare per questa maglia. Abbiamo dato l'idea in ogni caso di non scomporci mai, insomma di tenere il campo anche abbastanza bene e quindi dai, bisogna capire che sono questi gli obiettivi, cioè di cercare di giocare da squadra come abbiamo fatto oggi a larghi tratti, chiaramente soffrendo perché davanti quando c'è una squadra che gioca due categorie sopra di te evidentemente le differenze a livello tecnico ci sono, però per esempio sono stati giocatori anche impiegati nel ruolo non proprio, hanno fatto bene. Viene in mente ad esempio Calzola che ha giocato centrale bene con Gennari, quindi ma adesso chiaramente ho dovuto fare di necessità virtù, secondo tempo Ubaldi ha giocato terzino, quindi abbiamo fatto delle scelte perché ecco, su qualche reparto siamo abbondanti, su qualche reparto siamo un po' corti, quindi detto questo adesso finiamo questo mini pre-ritiro, ciao! Questo mini pre-ritiro domani e poi ci rivediamo lunedì e vediamo insomma di sistemarla definitivamente questa squadra. Diciamo che c'erano tanti giovani il secondo tempo e hanno fatto bene, hanno tenuto bene, c'era il rischio di magari di poter subire molto più di quello che abbiamo fatto, anzi ci siamo anche riproposti davanti, potevamo fare qualcosina di più quando ci è capitata l'occasione, però dai, come ho detto la partita questa qui lascia il tempo che trova.